È stato testato positivamente in Italia un nuovo tipo di membrana filtrante idonea per la produzione di una differente tipologia di mascherine ad uso chirurgico e civile. La nuova membrana filtrante è realizzata con politetrafluorotilene espanso. Solvay è l'unica società in Italia in grado di produrre il polimero necessario per la realizzazione di queste membrane di EPTFE, prodotto presso lo stabilimento Solvay di Spinetta Marengo. Si tratta di un polimero ad altissima prestazione che pochissime altre aziende al mondo sono in grado di realizzare. Oltre alla produzione di polimeri speciali per gli elementi filtranti delle mascherine, il sito Solvay di Spinetta Marengo produce anche materiali innovativi direttamente utilizzati in sistemi di erogazione di ossigeno sanitario e nella produzione di componenti per ventilatori. Il commento di Andrea Diotto, direttore dello stabilimento Solvay di Spinetta Marengo. Sì, ci siamo trovati in una situazione del tutto particolare, perché in Europa e nel Nord America c'è una carenza sistematica dei materiali che vengono utilizzati nelle mascherine, che sono di fatto bloccati in Asia e in Cina prevalentemente. Pertanto la Solvay, con il centro ricerche di Bollate e con una forte collaborazione col Politecnico di Milano, è riuscita a sviluppare questo nuovo materiale che viene utilizzato come membrana nelle mascherine che vengono utilizzate molto spesso in questi giorni per combattere l'emergenza Covid. Nel nostro stabilimento Solvay di Spinetta Marengo noi produciamo il polimero che viene poi utilizzato proprio per fare queste membrane. E Solvay ha anche sta coordinando un gruppo di aziende per far nascere in Italia proprio una filiera che ha come finalità quella di incrementare il numero di produttori di mascherine locali. Il valore aggiunto del lavoro di Solvay è stato sicuramente quello di essere stato in grado di reagire in poco tempo con lo spirito di innovazione che da sempre ci contraddistingue nello sviluppare questo nuovo materiale, che ci permette pertanto di averlo già messo in produzione. Usciranno i primi quantitativi proprio la settimana scorsa, sono usciti i primi quantitativi e verranno utilizzati dai nostri clienti nelle prossime settimane. Quindi il prodotto sarà disponibile per il personale medico già dalle prossime settimane. Sarebbe da irresponsabili affrontare la fase 2 senza fare ogni sforzo per conoscere una stima reale del numero dei contagiati in Italia. Per questo è assurdo e inaccettabile il perdurante rifiuto da parte del governo di accogliere la proposta, avanzata ormai un mese fa dagli ex presidenti Istat, Zuliani e Leva, di procedere all'individuazione di un campione rappresentativo della popolazione italiana sul quale fare il tampone. Ad affermarlo Marco Cappato, tesoriere dell'associazione Luca Coscioni. Noi rischiamo di entrare nella fase 2 a occhi chiusi, nel senso che ci manca molta informazione, conoscenza di quello che è accaduto e di quello che sta accadendo. Non abbiamo i dati complessivi dei contagiati, perché ancora non è stata fatta un'indagine su un campione rappresentativo della popolazione italiana con i test dei tamponi per sapere la reale diffusione del contagio. E questo è un primo tema, così come i dati in possesso della Protezione Civile non vengono messi a disposizione dei ricercatori e degli scienziati. Ci si divide quindi con una rissa ormai sempre più conclamata tra chi vuole aprire prima e chi vuole tenere chiuso. In realtà il confronto vero dovrebbe essere sulle misure da prendere affinché le aperture possano avvenire in sicurezza e quindi innanzitutto la messa in sicurezza del sistema sanitario, la medicina di prossimità, oltre ai test. Questo è l'aspetto fondamentale affinché nuovi focolai di epidemie possano essere subito circoscritti e contenuti. C'è poi l'elemento della conoscenza nel senso di democrazia. È fondamentale riaprire gli spazi di confronto e di democrazia nel nostro paese, non solo l'attività del Parlamento, ma anche la possibilità dei cittadini di farsi sentire attraverso gli strumenti delle iniziative popolari, delle petizioni, delle leggi di iniziativa popolare. Parliamo molto di smart working, l'unica attività per la quale non ci si sta preoccupando di poterla svolgere anche per via telematica e quindi da casa propria è proprio la democrazia. Amgen, azienda leader nelle biotecnologie farmaceutiche, è considerata per il quinto anno consecutivo uno dei migliori posti di lavoro nel nostro paese. Lo certifica il Great Place to Work Italia, che assegna all'azienda il quarto posto nella categoria fino a 500 dipendenti.
un risultato che giunge in un momento complesso nel quale sono state messe alla prova la capacità di resilienza e di gestione delle emergenze dell'intero paese. Amgen Italia, forte di una cultura agile e flessibile, ha contribuito con un impegno a tutto campo che ha visto, tra i numerosi interventi, anche un innovativo programma di consegna a domicilio dei propri farmaci ospedalieri ai pazienti di Lazio e Lombardia. La priorità assoluta è stata la tutela della salute delle proprie persone, garantendone sicurezza e benessere psicofisico. Lo smart working, già ampiamente diffuso in azienda per il personale di sede, è stato il primo provvedimento adottato per tutti i collaboratori. Di fatto, la possibilità di lavoro agile è stata estesa anche al personale di territorio, una nuova modalità di lavoro che sta permettendo, grazie a piattaforme e strumenti digitali, di sperimentare un nuovo approccio nella relazione con la comunità medico-scientifica.